È San Valentino stasera. Le dispiace passarlo da sola. Amore, Robby viene con noi al cinema, ok? Ma perché non restate a casa? Che sei pazzo? Se restiamo a casa dobbiamo parlare. Tu non parlare, se non parlo mi devo accoppiare. Beatrice Benassi. Roberto Marino. Robby! Roberto! Mi dica di lei. Cleptomane. Narcolettica. Mi capita soprattutto quando mi emoziono. La cosa che mi piace di più di questi due personaggi, che mi è piaciuta di più nella sceneggiatura che ho letto, nell'opportunità quindi di farla, è quella di raccontare una storia d'amore sana, no? Come capita raramente qui in Italia. Mi ero divertito tantissimo nel primo film a raccontare le emozioni che c'erano tra i personaggi e l'ho scoperto con il primo film, non sapevo di saperlo fare o di poterlo fare. E qui ci sguazzo dentro invece. E questi sono due personaggi che, come molti di noi, no? Hanno un'emotività un po' disastrata, cioè viviamo un tempo complicato. Ognuno di loro si rifugia in una fobia diversa, con motivi simili, e queste fobie le accompagnano per la vita. Riusciranno però finalmente, forse, a guarirsi nel momento in cui riusciranno a riconoscersi, no? Un film, una commedia romantica, che fa sorridere, fa commuovere parecchio, non è che lo dico come dichiarazione di intenti. Abbiamo visto in sala quello che è successo. L'abbiamo affrontata affidando, come spesso diciamo, la regia a un regista che non aveva avuto nulla a che fare con lo spettacolo teatrale, che quindi non poteva essere condizionato da nessuna delle cose che noi abbiamo invece vissuto per 2 anni. L'unica difficoltà è stata quella appunto di ricostruire un personaggio cercando di accontentare il più possibile la visione del regista, no? Ci sono diversi film negli anni che hanno affrontato il tema del tempo, della memoria, no? E, se mi lasci di cancello, forse è l'unico che ho visto. Gli altri, questo è un problema che mi sono posto quando mi hanno proposto questa sceneggiatura, se vederli o no prima di fare questo film, no? Ho cercato di non vederli, non li ho visti, li vedrò adesso a posteriori proprio per cercare di non farmi influenzare. Volevo essere pulito, non presuntuoso, solo pulito nel mio modo di raccontarla questa storia. E se ci sono riuscito o no, questo poi però lo direte voi. Guarda che la parte del romanticone tenerello non va più, eh? E chi te l'ha detto? Te lo dico io. Adesso alla donna piace l'uomo vero, che la ignora, che la schiva, che la schifa. La devi schifare, schifala. Eh sì, sfuggente molto, sfugge molto, sfugge a se stesso, alle cose che ha, alla ragazza che lo ama e che è meravigliosamente innamorata sinceramente di lui. Abbiamo questo brutto vizio noi maschietti, spesso fuggiamo. Anche gli altri protagonisti della storia fuggono, però fuggono paradossalmente, sono più giustificati perché hanno delle patologie conclamate e quindi hanno un motivo per fuggire dalle cose. Lui no, forse è più patologico di tutti. Ah, sei fidanzata? Sì, con Amedeo, infatti tra un anno ci sposeremo. Ah, e che lavoro fa Amedeo? La sua famiglia ha una fabbrica, producono orologi e pendole. Avvincente. La cosa fondamentale è stata recuperare quello sguardo. È ovvio che è molto complesso, più che recitare bene le scene, proprio recuperare quell'aria. Ma in questo abbiamo avuto un martello pneumatico sulla testa costante che si chiama Rolando Rabello, che ci ha tartassato continuamente, inquadratura per inquadratura, chiedendoci: non perdete i personaggi, non perdete i personaggi, non perdete i personaggi, stai fermo, fai meno, fai solo con gli occhi, stai fermo. Credo che la tecnica bisogna assolutamente conoscerla per poi riuscire a dimenticarla, però le basi, le fondamenta ce le devi avere. Mi accorgo, me ne sto accorgendo film dopo film, adesso spero di avere l'opportunità di farne altri, di riuscire a parlare con l'attore, cioè di riuscire a comunicargli quello che voglio. A volte posso utilizzare un termine tecnico, portarcelo con la tecnica, a volte comunicarglielo solamente con l'emotività, però cerco di tirarlo, no? Da una parte e dall'altra, cercando di capire in quel momento cosa gli serve. L'amore lo riconosci dall'odore, no? E lei ha l'odore della donna della mia vita. Oddio, che romantico. E che odore è? Mica un profumo. La Bea è coraggiosa, è una bambina adulta ed è una donna che a suo modo si fida, vive il presente anche perché per lei è l'unica possibilità, perché soffrendo anche di amnesie, il passato diventa un po' un problema. E lei tiene questo librone dove scrive, annota e cerca di aiutarsi nel ricordare facce, gusti musicali, gusti dei gelati, persone da evitare, persone da frequentare, e con quello si rende un po' speciale, cioè un po' unica. Lo posso vedere? Eh no, scusa, ma il librone non può vederlo nessuno. Proprio nessuno? No, neanche il mio fidanzato. Chissà perché, no? Quando ci mancano le cose ci accorgiamo che gli vogliamo bene, però siamo un po' come i bambini, no? Che magari hanno i giochi, non ci giocano, poi quando si accorgono che un bambino magari li usa al posto loro cominciano a sbraitare. È molto bambino Francesco, però nel film ha un'occasione di maturazione, no? E quindi di riscatto e di diventare uomo, e questo la sa sfruttare e quindi viene premiato. L'odore, il profumo dell'amore. Ma chi sei, Gigi L'Alessio? Rifuggere, no? dalla tenerezza, dalla carezza, dal bacio, è una cosa anche questa molto tipica di noi maschietti italiani, però poi alla fine se sciogliamo, guarda. Robby, Roberto! Sì, ma che ti stringi? Ha detto Carlo se lo sostituisci in area bimbi. Sì, vado. In senso metaforico, l'unica cosa che non puoi rubare è l'innocenza e la buona fede di chi hai davanti, l'unica cosa che non gli devi rubare i sentimenti delle persone, diciamo. Questa è la cosa in assoluto più grave che c'è. Grazie. Contento? Prego. Arrivederci. Il regalo sta dentro.